Bazzani, Zan, Pilozzi, Bolognesi, Fabbri, Sandra Savino, ci siamo ora? Chi è che non ha votato? Nicchi, è posto, è chiusa la votazione. La Camera respinge. L'1.4013 del Governo è ritirato, abbiamo invece l'1.4500 della Commissione, su cui chiede di parlare il relatore Cariello. Prego. Sì, Presidente, nell'esprimere i pareri avevo dato il parere favorevole, ma mi stavo riferendo ancora al 4013 ritirato dal Governo. Il parere sulla norma introdotta dai relatori, cioè l'1.4500, è contrario. Va bene, onorevole Polverini. Ok. Sì, ci asteniamo noi. Quindi si rimette all'Aula. Allora, 1.4500. Onorevole Monchiero, chiede di parlare? Prego. Grazie Presidente. Mi corre l'obbligo di far presente che questa nuova formulazione di questo emendamento costruisce un regime di gestione diverso degli IRCCS rispetto agli altri ospedali pubblici. A prescindere da qualsiasi considerazione di merito, ad esempio io culturalmente sarei favorevole ad un maggiore livello di concorrenza fra gli ospedali, anche fra quelli pubblici, non riesco a comprendere le ragioni per le quali agli IRCCS venga riconosciuta una libertà totale di decidere da soli la propria produzione e la stessa cosa non venga per gli altri ospedali pubblici. A me sembra un grave errore introdurre in finanziaria un codicillo di questo genere, perché queste cose andrebbero riviste in una